Un buongiorno a tutti da 2A News e Gianmarco Giuliano. Allora, prima cosa mi scuso se non sono riuscito a fare gli ultimi video, ma diciamo tracheite da prima di Natale, voce praticamente assente, non sono riuscito a fare praticamente niente. Adesso abbiamo recuperato un po' di voce e riprendiamo. La partita di ieri, vinta la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina per 3-0. Mi fa venire in mente una frase famosissima che dice fare di necessità virtù, ovvero sforzarsi per trarre vantaggio da una situazione negativa. Tra l'altro, i latini usavano anche un'altra frase che a me piace molto, che è mater artium necessitas, ovvero la necessità è la madre delle abilità. Che cosa significa questo? Che a volte nei momenti più difficili bisogna trovare delle idee per uscire fuori dai problemi. Bisogna provare, semmai qualche cosa che semmai non si aveva neanche tanto voglia di fare, ma che alla fine sei, ecco, la necessità ti porta a farlo. Allora, Mazzarri ieri ha giocato, si sa, con un 4-5-1 difensivo, si vedeva benissimo, e con un 3-4-3 offensivo. Perché? Allora, perché bisognava fronteggiare una Fiorentina che era una sorta di bestia nera per il Napoli. Ricordiamo che l'anno scorso il Napoli aveva pareggiato a Firenze e poi, vabbè, vinto in casa. Ma ricordiamoci anche le uscite dalla Coppa Italia in casa al Maradona contro la Fiorentina. Ma soprattutto io ricordo la sconfitta nell'anno prima dello scudetto, nelle due partite fondamentali in casa che tenevamo contro Fiorentina e Roma, quella decisiva contro la Fiorentina. Fu giocata malissimo a livello proprio tattico da Spalletti con errori che potevano essere evitati. Uno degli errori che poi si è ripetuto anche nella partita di ieri, però anche in questo caso è stato dovuto a necessità, perché solo Mario Rui poteva giocare su quella fascia, è stato proprio che la Fiorentina, piuttosto nelle uniche azioni pericolose che ha fatto, piuttosto che giocare palla a terra come sa fare, lanciava, ecco, sul lato di Mario Rui, che essendo un po' più bassino ha difficoltà ovviamente di più nel colpo di testa. E Iconé, che era molto più alto, lo ha messo talvolta in difficoltà senza creare però chissà grandi azioni. Nell'azione del rigore che c'è stato poi sbagliato da Iconé, che cosa è successo? Iconè ha fatto uno stop bellissimo, esagerato, che ha guadagnato con quello stop due tempi di gioco. Che cosa significa, ecco, questo guadagnare il tempo di gioco? Che a volte spesso dico, guadagnare il tempo di gioco significa mettere l'avversario in difficoltà e non fargli fare ciò che dovrebbe fare. In poche parole, Iconè con lo stop, recuperando due tempi di gioco, è riuscito a entrare in area di rigore del Napoli e poi, vabbè, Mario Rui l'ha toccato e c'è stato il calcio di rigore. Mettiamo il caso che Iconè avesse fatto un tocco in più per stoppare la palla, Mario Rui sarebbe andato al limite dell'area e non ci sarebbe stato il rigore. Ecco, questo è il tempo di gioco. Il tempo di gioco che semmai ha avuto il Napoli, nella prima mezz'ora mi è piaciuto molto il Napoli, con gli inserimenti o dei difensori o di Cajuste, che ha giocato i primi 30 minuti alla grande, mi è piaciuto tantissimo. Dopo è calato, ma probabilmente il ragazzo si è visto alla fine è dovuto uscire. Non è in forma fisica adatta in questo momento, però nella prima mezz'ora ha dimostrato che ha qualità per poter giocare in questo Napoli ad un certo livello. Ecco, il tempo di gioco diventa fondamentale, quel tempo di gioco che è stata una delle armi principali di Spalletti l'anno scorso. Non ci ricordiamo, in quasi nessuna azione l'anno scorso, il Napoli che giocava a tre tocchi, come nel Subbuteo, to, 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 e poi si passava la palla. No, si giocava o di prima o subito dopo, proprio per rubare il tempo di gioco all'avversario, non permettere all'avversario di schierarsi a livello difensivo. Ma questo Napoli, come ha detto anche Mazzarri, manca di tanti elementi. Lo ha detto stesso lui. Abbiamo capito che l'assenza di Kim, la velocità di Kim nel recupero, non può più permettere al Napoli di giocare così alto perché va in difficoltà. L'ha detto Mazzarri, ma ce ne siamo accorti tutti in tutti i gironi d'andata. Manca Osimhen, manca Anguissa, manca Oliveira ancora che non sta bene, molti giocatori in difficoltà fisica come lo stesso Cajuste, come Demme sta fatto male, Zielinski si è ripreso da poco e non l'abbiamo visto neanche in campo, quindi tantissimi, tantissimi problemi a livello di formazione. E allora bisogna fare necessità e virtù.
Ma Mazzarri è tornato se stesso, è tornato con. Si è rivista la squadra che noi appunto conoscevamo con Lavezzi, con Cavani, capace di una forte difesa, dove tra l'altra difesa c'erano giocatori, non chi lo sa di quale tecnica, forse tranne Campagnaro, ma poi ci ricordiamo Aronica, Grava, Paolo Cannavaro, niente a che vedere con i giocatori che ci sono adesso. Proprio per questo i giocatori che ci sono adesso non hanno, praticamente Gollini ha subito un solo tiro dal limite dell'area che è stato una sorta di passaggio da parte dell'attaccante della Fiorentina, e Napoli, la Fiorentina non l'ha proprio subita, tranne due tiri da fuori di Bonaventura, ma vabbè, il calcio di rigore che è stato un errore di interpretazione difensiva o bravura dell'attaccante, mettetela come volete voi, ma all'interno della partita c'è. Solamente il possesso palla è stato superiore alla Fiorentina, 60 e 40, ma è Napoli che ha fatto più tiri in porta e più tiri verso la porta. Altro dato clamoroso è il famoso XG, l'indice di pericolosità, che a fine partita il Napoli ha avuto dell'1,2 eppure ha fatto 3 gol. Benissimo. Vabbè, parecchi esaltano la partita di Zerbin, bene, fa piacere, ma spesso succede al Napoli che dei carnea diventano famosissimi per alcune partite. Ricordiamo Dato nella famosa vittoria di Torino con la doppietta di Hamsik, il recupero dal 2-0 a 3-0. Dato lo fece un gol e l'assist per il gol. Dopodiché di Dato non è che si ricordi più tanto. Così come il portiere che rimporta la Supercoppa Napoli-Juventus finita da 2 calci di rigore, la parata decisiva con l'esultanza a fine della Supercoppa, perché col portiere di Napoli non ha più giocato. Vabbè, non voglio dire questi Zerbini, mi farebbe piacere che riuscisse sempre più a giocare, ma credo che andrà in prestito. Anzi, forse è meglio, perché un giocatore adesso che è in fiducia può andare a giocare in un'altra squadra ed esprimere tutto il suo potenziale, così da poter essere valutato. Quindi secondo me a chi dice è meglio che ce lo teniamo, è un nuovo giocatore, io dico no, è meglio che vada a giocare, perché adesso con gli acquisti di Traoré, di Ngonghe, tra l'altro di Mazzocchi che è già venuto, abbiamo altri 3 giocatori, diciamo, sulle fasce, quindi Zerbini che già giocava poco, adesso non giocherebbe proprio più. Quindi meglio che va a giocare a Frosinone, dove sembra che possa andare. Mazzarri ha anche detto perché hanno giocato così, perché appunto ha visto le partite contro la Fiorentina in precedenza, dove il grande Napoli di Spalletti, una squadra che era tra le migliori d'Europa, è andato scusate, in grandissima difficoltà, e lui ha fatto appunto di necessità virtù. Ci si chiede a questo punto, si continuerà con questo modulo? La domanda è stata fatta a Mazzarri a fine partita. Lui ha risposto: no, non è così. A volte sì, a volte no, dipende dall'avversario. Ma sappiamo che noi possiamo giocare anche benissimo col 4-3-3. Naturalmente lui tendeva, non l'ha detto, ma se ci sono i giocatori si fa, altrimenti semmai si resta con questo modulo. E devo dire che con questo modulo io, contro squadre come Lazio, Fiorentina, squadre che giocano molto la palla, e lo stesso Barcellona che dovremmo incontrare in Coppa, squadre che comunque gioca a pallone, sinceramente mi sento un po' più sicuro, un poco più. Dici, ma allora sei passato dalla parte del difensivista? No, non dico questo. Dico che una squadra ha bisogno di allenarsi per giocare bene, così come lo è stato con Sarri, come lo è stato con Spalletti. Ma se una squadra non riesce più a fare quel tipo di gioco, ecco, ripeto la frase, bisogna fare di necessità virtù, così come ha fatto Mazzarri, che ha dimostrato nel momento più difficile per questa squadra di tornare se stesso e di mettere in campo delle novità, delle, ecco, ha avuto gli inserimenti di Juan Jesus, che ha fatto quel passaggio esagerato di Raccamani, che di Lorenzo, che partirono dalla linea 3 e andavano avanti. Certo, si sono visti nell'Atalanta, è un gioco che già si è visto, però l'ha applicato a Napoli e ha fatto sentire questi ragazzi più sicuri di sé, partendo, italianamente parlando, dalla fase difensiva. Perché ogni squadra in Italia, la storia lo dimostra, è partita sempre prima dalla fase difensiva, per essere curata dai suoi mali. Lo stesso Sarri, quando venne a Napoli, ricordiamoci che la maggior parte degli allenamenti che faceva furono fatti con i droni sulla difesa. Era maniacale sulla linea difensiva. Quindi in Italia si gioca così. Vabbè, io spero comunque di rivedere il Napoli giocare all'attacco, di andare a Milano, in tutte le anche se poi perdiamo, però di vedere una squadra che gioca e propone calcio. Ma per il momento prendiamoci questa finale, andiamocela a giocare e salviamo il campionato, anche con questo modulo, perché ho detto ancora una volta di necessità virtù. Scriviamocelo, appuntiamocelo e andiamo avanti così. E
soprattutto i giocatori sono contenti, ecco, li ho visti finalmente contenti, felici di nuovo di giocare e naturalmente felici per una vittoria. Speriamo che queste due vittorie con Salernitana e Fiorentina ridiano gioia a questi ragazzi, perché ce n'è bisogno. E naturalmente nuova voglia di impegnarsi in campo così come hanno fatto lo scorso anno. E con questo vi saluto, sempre forza Napoli, sempre e comunque, e un saluto da Due News e Gianmarco Giuliano. Alla prossima partita, alla finale.